E dopo aver salutato le ragazze della Coser, entriamo nel primo momento clou del Caimano d'Oro con la parola che torna a Giulio Castello. Attaccante con straordinaria acquaticità, esordì in Serie A a soli 15 anni nel 1972. Divenne campione del mondo a Berlino nel 78. Nel suo palmarès figurano anche tre scudetti vinti con la Prorecco tra l'82 e l'84 e una Coppa dei Campioni nel 1983. Disputò 320 partite in Serie A, segnando 649 reti. In nazionale giocò 193 partite con 199 gol. Iniziò la sua carriera a Civitavecchia, dopo l'ottima esperienza con la Prorecco, tornò in Rosso Celeste come giocatore, allenatore e preparatore degli allievi, con i quali vinse lo scudetto del 1987. Noi lo ricordiamo così. In vantaggio ed è 4-1, l'aspetta Galli, Galli entra nei 4 metri, Galli al tiro, tira in rete, Galli... 5-2 in favore della Recco. Per Galli è la terza marcatura. È l'occasione buona, non ha nessuno davanti. Baldinetti alla distanza. Palo. Palo, ma c'è stato un fallo di Punca ancora. Galli, rete. Galli non sbaglia ed è 6-3. Quarta marcatura di Galli. De Vasco, direi che Galli è l'uomo più in forma in questo momento dopo Alderani della Recco. Sì, perché in questi momenti di nervosismo emerge l'uomo di maggior classe. Galli è un giocatore di grande classe. Lavoratori, attaccante come Galli, l'avresti avuta tu la freddezza di segnare in questo momento psicologicamente difficile? È difficile a dirsi. Da seduto sulle, qui sulle gradinate dico di sì, ma nell'acqua è tutta altra cosa. La continuità è questa. Ed ora 45 secondi. Pilstrom, Nudelkraft, gli olandesi rinunciano ad attaccare. 37 secondi. Bunk. Viene in avanti Van Ness. Ha recuperato la pienezza dei suoi giocatori. L'Olanda. L'Alpen. Gioca Fier. Tiro pesca. Tira. Traversa. E il Recco. 25 secondi. Per Bertazzoli. Bertazzoli, Bertazzoli, tira dalla media distanza, rimbalza la palla sull'arco che fa specchio e ora palla all'Alpen. All'Alpen c'è Galli, palla a favore, Galli, palo, Galli ancora, Galli, gol, Galli, gol, Galli, gol. A 11 secondi, 8-5. 8-5, 8-5. La città gli ha intitolato lo Stadio del Nuoto e la piazza antistante la storica piscina di Largo Caprera. Sono ormai 25 anni che Marco ci ha lasciati ed è doveroso ricordarlo oggi con un premio per quel campione che è stato nello sport e nella vita. Caimano d'oro per la pallanuoto alla memoria di Marco Galli.
tira la moglie di Marco, Sandra Esperto, e premia il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, l'avvocato Vincenzo Cacciaglia. L'emozione è molto bella, guardi, è sempre sintomo di intelligenza. Anzi, cioè, vedere queste immagini per me sono veramente forti. Di nuovo, comunque volevo ringraziare tutti perché so che avete nel cuore sempre Marco. E vorrei portare i saluti da parte del padre e di Erika, che non sono qua ma sono dispiaciuti per questo. Grazie per tutti. Un grazie grande ad Antonio, che è un caro amico, ma un grande amico, grazie. E vi invito a rimanere sul palco, perché a questo proposito proprio Antonio, che è stato uno dei compagni di Marco in quella grandissima squadra del 1975, ha voluto ricordarlo in modo veramente molto particolare, con una lettera che credo io, posso dirlo a nome suo, sia venuta proprio dal cuore. Caro Marco, quanti anni sono passati? Chi scrive è un tuo compagno di squadra, uno dei tanti che ha deciso di ricordarti con queste brevi righe. Molti qua dentro non ti hanno conosciuto, hanno solo sentito parlare di te. Ricordo benissimo le lunghe trasferte assieme, in treno, in macchina. Allora l'aereo era un lusso, i successi e le sconfitte. La tua meravigliosa carriera, già ampiamente descritta, ma due cose voglio evidenziare. Il tuo esordio nel 72 a 15 anni, allenatore Pandolfini, giocassi tutto il ritorno e facessi 9 gol a 15 anni. La finale a Genova della Coppa dei Campioni, facessi 5 gol irresistibili, ero presente. E la piscina del Baro che veniva giù. Uscire dalla piscina fu per te un po' complicato. Ricordo la tua nuotata spaventosa, il tuo battito di gambe simile a un fuoribordo, il tuo estro e la tua fantasia, e la tua intelligenza, il saper intuire l'evolversi dell'azione di gioco, ma anche la tua innata sportività, la tua eleganza, un gentleman a bordo vasca. Ma ricordo anche il tuo arrivo dinoccolato in piscina, con l'accappatoio e la spazzola per capelli in mano. Non si usavano le borse, arrivavano pochi giorni prima del campionato e non si dovevano sciupare. Ricordo i riccioli neri, il tuo essere salutista, mozzarella ti chiamavamo, e ovviamente il successo con l'altro sesso. Ricordo la fierezza dei tuoi genitori, di tua moglie Sandra sempre accanto e tua figlia Erika, piccolina, che non ha potuto comprendere bene il tuo valore, data l'età, aveva solo 5 anni. La tua grandissima dignità nel periodo meno bello e la serenità nell'affrontare il viaggio più lungo. Il tuo saluto all'alba, da te imposto, con tutta la pallanuoto italiano in viaggio per tutta la notte. Facce stravolte ed incredule. C'era tutta la città, ricordo bene, nonostante l'orario desueto. Il centro sportivo Sports Garden, da te voluto e costruito nei primi anni Ottanta e che dallassù ancora oggi sembra guardare la città. Ora uno stadio del nuoto a te intitolato, che ti celebra in modo approssimativo. Diciamo che si potrebbe fare meglio. Un grosso abbraccio, Marco. Sei stato insieme ad Alfio Flores, Simeoni, del Duca, Forcella, l'ambasciatore della città nella pallanuoto mondiale. I tuoi amici e i tuoi compagni non ti dimenticheranno mai, e la città nemmeno. Ti rimanga lieve l'eternità. Grazie, Marco.